In questo caso sono quasi tutte fatte con carta carbone, cosa che ho iniziato a fare perché ho scoperto una risma di una marca che si chiama Cartro, che non la fanno più, che diventa così chiara come il primo quadro, e loro ho detto: ho questo materiale, perché non usarlo? E quindi ho cominciato a fare questi lavori con la carta carbone. Materiale straordinario, usando i solventi vengono fuori storie. Io parto sempre dall'idea che è brutto buttare via qualunque cosa. Quando ho trovato questo materiale ho pensato che fosse altrettanto brutto buttarlo, no? E poi c'era pigmento e carta. Qualcosa ci farò. E costruisci delle storie con i materiali? Sì, certo. Quello, la domanda mia era molto precisa: cosa predomina, il pensiero o il materiale nel tuo fare? Ma è una staffetta, perché a volte il materiale, a volte il pensiero, così come il titolo. Per esempio, un'opera che ho fatto, che la traduzione era Le stanze del perdono, c'erano stanze del perdono, una mattina presto. Stavo ripartendo dalla mia città, che è Foligno, dove ogni tanto vivo quando riesco, e stavano demolendo l'ospedale cittadino. E io giro sempre con la macchina fotografica, scendo e vedo una ruspa con la testa zoomorfa, sembrava proprio un drago, e inizio a scattare foto. E era perfetta. Perché stava demolendo quelle stanze, che in quel momento non c'era perdono, e quindi ho fatto questo lavoro. Ma io avevo un titolo in testa, ma non avevo né le immagini né i materiali, in quel momento non ce li avevo. Camminando l'ho visti, e quindi ho fatto l'opera. Strada facendo. Sì. Oppure, al contrario, questo primo quadro di Ulisse che si fa slegare, questo è il canto delle sirene. Cioè, io ho visto questo pezzo. Quando l'operaio strappa le pelli per cambiarle, butta per terra, io non ho mai detto trattamela bene, io non dico proprio niente, quello che trovo lo raccolgo e lo uso come lo trovo. Quindi questa parte l'ho appoggiata a una base che avevo già fatto e c'avevo una mezza idea, poi l'ho provata, funzionava e quello è il canto delle sirene, è il punto di vista di Ulisse. Il mondo classico mi affascina sempre molto e, come diceva Calvino, non ha mai finito di dirci qualcosa, no? Adesso non ricordo bene esattamente la frase, però diciamo che sul comodino i classici ci sono spesso. E quindi o in forma diretta o indiretta mi riferisco a loro. E poi spaziando fino a Bukowski. Anche cose più recenti, Francesco Piccolo mi ha ispirato delle cose, per esempio, ma anche dei cantautori, Max Gazzè mi ha ispirato molte cose, molti lavori. Gli Idiomatic nascono tutti da canzoni di Max Gazzè. E quanta autobiografia c'è nel tuo lavoro? Abbastanza, perché comunque è stato un percorso esaltante e bello, ancora lo è abbastanza, ma anche molto faticoso. Cioè, nasci in una famiglia di organari è molto bello, cioè, quest'infanzia ricca di cose da fare, però comunque è un lavoro molto duro, rapportarsi comunque con una committenza che ormai purtroppo sta perdendo la cultura, quindi vivere il periodo in auge e poi vedere una decadenza culturale, se sei sensibile, è molto duro. Quindi diciamo che fino a un certo punto è stato molto bello, poi molto duro, e anche partecipare, perché comunque io ho fatto dall'86 che facevo il liceo, ho disegnato tutte le casse d'organo
il design delle casse degli organi di mio padre, l'ho fatto tutto io, quindi anche questo è stato molto bello e lo è ancora, lo faccio per mio fratello ora, ma è un cantiere molto